E anche quest'anno abbiamo il piatto. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Eh sì, cari miei, pensavate che vi avrei lasciato senza il piatto del 2018? Anche all'ultimo minuto un'idea la tiro fuori. Oggi un'idea semplicissima da realizzare. L'ho realizzato in 2 ore cercando di inventarmi anche un soggetto. Dico inventarmi perché ho tratto ispirazione da una carta che avevo. Però voi avrete la foto sulla mia pagina, sul mio Instagram, così come avrete la foto sulla mia pagina Facebook. Mi metto il link qua sotto. Potete scaricarvela, ingrandire il disegno o semplicemente copiarlo, perché è molto semplice, ricalcarlo se vorrete, e in 2 secondi il piatto è fatto. Vi servirà un colore acrilico della tonalità che preferite. Verrà benissimo in rosso, in bianco o in verdone, e il piatto è fatto. Stile scandinavo per il nostro piatto 2018. Andiamo di là e vediamo come si fa. Ed ecco l'occorrente per il nostro semplicissimo, quest'anno semplicissimo, piatto del 2018. Un piatto di carta per stemperare il colore e un bicchiere con dell'acqua e una pezzetta. Io qui ho un tovagliolino di carta. Poi una matita, un pennello per colori acrilici, un acrilico. Io uso un acrilico glossy, quindi un acrilico lucido. Questo è il Master Ferrario, ma in commercio ce ne sono veramente molti. Ho scelto il colore rosso. Poi un piatto, il mio piatto in legno, l'ho preso qui, era il sottopiatto in legno in padella di 4 salti in padella della Findus, gentilmente regalatomi da una zia, ed è in legno di questo colore. Volendo potete decidere anche di fare il piatto dalla parte liscia se avete questi piatti, ma io preferisco proprio fare il bordo. Ci occorrerà anche un bulino così piccolino per graffiare l'acrilico quando l'abbiamo a posto. Ora vi spiego il perché. In alternativa potreste usare o un Dremel oppure un incisore. Io li ho e ve li faccio vedere. Ho scelto un soggetto abbastanza semplice, un soggetto nordico, una colombina portatrice di pace. Nel 2018 vogliamo pace, e quindi andrò a fare un soggetto nordico per questo mio piatto su rosso e legno. Di solito questi soggetti sono sempre bianco e rosso, io invece preferisco i colori del rosso e del color legno. Unica cosa, poi, come vernice di finitura potrete usare o la gomma lacca o una vernice per acrilico spray normalissima o un flatting, quello che preferite. Cominciamo subito e cominciamo col fare il disegno. Io mi sono decisa molto tardi a fare quest'anno il disegno per il mio piatto di Natale, e quindi mi perdonerete se ho giocato d'anticipo e ho abbozzato leggermente già il disegno. Ma adesso piano piano rifaccio tutte le forme che avevo così abbozzato per capire come volessi fare il disegno, e le faccio insieme a voi direttamente al colore. Adesso io faccio tutto il disegno qui insieme a voi, dopodiché faccio la foto, io intanto spolvero, e ve la posto su Facebook, sulla mia pagina Facebook. Il link lo trovate qua sotto. Mentre ci siete, iscrivetevi, e ve la posto anche su Instagram come anteprima. Vi lascio sempre il link qua sotto, così che possiate vedere il prima e il dopo. Allora, cominciamo subito col definire meglio il disegno. Ok, cominciamo a dipingere dal centro verso l'esterno, ovviamente. Segniamo il bordo del nostro piatto, quindi facciamo tutto il bordo interno. E anche il bordo esterno.
Bene, ora facciamo asciugare benissimo il tutto, diamo qualche altra mano di colore lì dove lo strato è troppo sottile, per esempio io qui ripasserò. Piatto augurale del 2018 quasi finito, gli ultimi tocchi. A questo punto il mio piatto è del tutto asciutto e comincio a ripulire le parti che voglio abbiano il colore del legno. Come vi dicevo a inizio video, potreste usare o un bulino e semplicemente così, raschiando con la punta del bulino, tirare fuori il colore del legno. Voilà, vedete? Potete usare anche un Dremel. Molto più veloce naturalmente, e potete usare anche un incisore. Perché vi dico anche l'incisore? Perché anche questo scortica un po' il colore, ma questo, a differenza degli altri due espedienti, scava anche un pochino. Guardate, io ho provato a farlo qui e devo dire che tra i tre è quello che ha la resa più sporca, quindi ve lo sconsiglio, oltre a fare un rumore pazzesco. Adesso particolareggio tutta la mia colombina. Voilà! Direi che abbiamo finito. Tutto quanto inciso, insomma, bastava poco, sono stata un po' pigra, ho voluto prendere il Dremel, ma volendo con un po' di lavoro manuale, e che ho fretta di finire, perché sennò questo video sarebbe andato dopo le feste, quindi ho accelerato il lavoro. Ecco qui il piatto del 2018. Adesso, per proteggerlo, una spruzzatina di vernice per colore acrilico oppure della gomma lacca, ma questo lo farò all'aperto fuori dalla videocamera. Quindi auguri per un 2018 con tutti i simboli della pace, che sia un anno pieno di pace, prosperità e semplicità, come questo piatto. Auguri a tutti e noi ci vediamo dopo le foto. Ciao! Il Dremel per sbrigarmi, ma vi posso assicurare che con un po' di buona volontà e il bulino si riesce a fare lo stesso identico lavoro. È solamente che invece di farlo il piatto in un'ora e mezza ci starete 2 ore e mezza, ma vi posso assicurare che in un pomeriggio il piatto è fatto. Alla fine l'ho verniciato con una vernice per acrilico opaca, perché mi piaceva questa opacità del piatto, quindi l'ho lasciato così, molto naturale. Metterò o un gancetto qua dietro per appenderlo, oppure lo poggerò così nella credenza, o lo userò come sottopanettone, perché poi è la morte sua. Quindi, se vorrete regalarlo anche per l'Epifania, è un bellissimo bellissimo dono. Questi piatti li trovate in tutti i negozi di belle arti, li trovate su internet, ma oramai non ci arrivate a prenderli su internet, ma li trovate veramente dappertutto. Anche all'IKEA hanno dei piatti in legno che si adattano a questo tipo di lavoro, quindi sbizzarrite la vostra creatività. Potete farlo anche sui taglieri, verrebbe un bellissimo tagliere del 2018 se non trovate il piatto tondo. Quindi adesso sta a voi sbizzarrire veramente la creatività. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi anche l'ultimo pollice in su dell'anno 2017. Vi ringrazio per avermi accompagnato lungo tutto questo percorso anche quest'anno, è stato bellissimo il 2017 insieme a voi. Spero che concludiate quest'anno alla grande. Ho scelto per il mio piatto il simbolo più importante, il simbolo della colomba, la pace.
spero che in tutti i vostri cuori, nelle vostre famiglie, ma ancor di più nel mondo, possa regnare nel 2018 la pace. Bene, con questo messaggio che alcuni potranno ritenere utopistico, io invece lo trovo fattibile se si riesce a trovare la pace all'interno di se stessi, io vi rimando al prossimo video che sarà il primo di gennaio. Vi aspetto il primo di gennaio con una sorpresa fantastica, una cosa che non abbiamo mai fatto sul canale. Naturalmente venitemi a trovare anche su Instagram, cercate Arte per Te, e sui miei altri canali. Mi raccomando, nel 2018 iscrivetevi su Ombrette, Due Cuori, Una Cappa. Vi lascio il link qui da qualche parte. E allora, buona fine d'anno a tutti, a tutti, in qualunque posto voi siate, qualunque situazione state attraversando, dalle più belle alle meno, che sia un anno di grande ripresa ed incremento per tutti. Vi voglio bene, ci vediamo l'anno prossimo. Ciao ragazzi!